Dove mi trovo? Sono a Pianello dell'Ario, al Museo della Barca Lariana. Sono come un bambino oggi in un negozio di giocattoli, circondato dalle straordinarie invenzioni e da tutto ciò che ha riguardato in vita Pietro Vassena. Chi è Pietro Vassena? Nato a Malgrate, in provincia di Lecco, nel 1897 e morto nel 1967. Uno dei più grandi inventori italiani, un genio purtroppo ancora poco conosciuto. Ma chi segue il mio canale ha imparato a conoscerlo, perché ci sono diversi video, fra i più visti anche, che ho dedicato a Pietro Vassena. Vi lascio il link alla playlist per scoprirli. Oggi vi porterò di persona a vedere tutte le meraviglie a cui ha lavorato Pietro Vassena. Il primo vero lavoro di Pietro Vassena è alla Faini di Lecco, dove è impiegato come tornitore. È qui che realizza il ciclomoto Faini o bicimoto, mettendo un motore su una bicicletta prodotta proprio in quell'azienda. Nel 1924 invece realizza la prima vera motocicletta, la moto Faini 124, che monta un motore a cilindro orizzontale, testa da alette radiali e un grande volano. Molte volte vi ho parlato in altri video dell'amore, la passione di Pietro Vassena nei confronti dei motori, che costituisce gran parte della sua vita da inventore, già perché riesce a progettare, a disegnare e poi a realizzare anche nella sua officina di via Cavour a Lecco, ma non solo, decine di prototipi di motociclette, molte delle quali vengono vendute e hanno grande successo, cambiando proprio questo settore, quello delle motociclette. Vassena realizza anche il primo motore bicilindrico a due tempi, per quanto riguarda le due ruote. Lega il suo nome a quello di Donnino Rumi, è alla Rumi, l'azienda di un industriale bergamasco, geniale, estroverso, un po' come lui, che fanno la storia, i due insieme, della motocicletta negli anni 50, e anche di Arturo Carniti di Oggiono. Alle mie spalle vedete proprio una moto realizzata da Vassena per la Carniti, anche se possiamo dire tranquillamente che il suo più grande progetto, rimasto purtroppo soltanto un prototipo, è quello che vado a mostrarvi adesso. Parliamo della K2, un modello che rimarrà purtroppo soltanto un prototipo. Vassena si avvale della collaborazione di diversi industriali per realizzarla. K2 è un nome altisonante proprio perché negli anni 50 l'Italia ha appena conquistato la vetta della cima in Himalaya. Il nome K2 arriva proprio da quello. È un progetto avveniristico molto ambizioso con cui Pietro Vassena vuole rivoluzionare il settore, soprattutto della velocità, perché questa motocicletta è in grado di raggiungere punte di velocità incredibili ed è pensata per lo sport, ma anche per la strada. Purtroppo però non vedrà mai la luce in fabbrica. Questo che vedete alle mie spalle è un kart realizzato da Pietro Vassena, che di fatto dà la sua grande impronta anche a questo settore dei motori, già perché le sue idee, le sue innovazioni verranno utilizzate dagli anni 60 in poi per di fatto dare vita a quello che è il kart fino ai giorni nostri, ma non solo kart per la strada. Vassena realizza anche kart sui generis, il kart cingolato e anche il kart per muoversi su percorsi innevati. Se ti è piaciuto e ti sta piacendo questo video, prima di entrare nel vivo, lascia un like e magari un commento. Chissà, magari ti viene voglia di condividere questo video con un tuo amico. Vedete, questa è la straordinaria sveglia di Pietro Vassena, l'antesignana degli orologi Swatch. Ne ho parlato in diversi video, questo è un pezzo più unico che raro, già perché negli anni 50 Vassena realizza questa sveglia in plastica, in PVC, con i componenti meccanici visibili, è la prima in assoluto ed è assolutamente qualcosa che fa veramente storia, è qualcosa di straordinario, viene prodotta, ne vengono venduti tantissimi esemplari, è un successo clamoroso che darà poi il là alla Swatch, che comprerà il brevetto più avanti e poi diciamo che utilizzerà quelle che sono state le tecniche e le idee di Vassena per sviluppare le proprie sveglie. Immaginate questa scena, siete nel Golfo di Lecco, sulle acque del lago, e state letteralmente camminando sulle acque con degli sci costruiti in officina, una sorta di sci d'acqua, e la propulsione invece è data da dei bastoni alle cui estremità sono fissate delle piccole pagaie. Non è la trama di un film di fantascienza, horror o chissà che cosa. È quello che faceva regolarmente Pietro Vassena con una sua invenzione, forse la più suggestiva di tutti, gli skivas. Pensate che lui li utilizzava in giacca e cravatta, ma non sapeva nuotare. Se fosse caduto in acqua, beh, sarebbe stato più di un problema. Con questa straordinaria invenzione, Pietro Vassena si presenta niente meno che all'attenzione di Onassis, il miliardario per
esporgli il progetto di recupero del transatlantico affondato l'Andrea Doria. Siamo a Venezia, ma non solo, cerca anche di raggiungere a Bellagio il presidente John Fitzgerald Kennedy, che non riuscirà purtroppo a incontrare. Ma questo vi dà la dimensione, la cifra della straordinaria grandezza di Pietro Vassena, di quanto pensasse in grande Pietro Vassena. Andiamo a scoprire un po' meglio però gli Schivas. Naturalmente parte della storia di Pietro Vassena riguarda l'impresa del C3 con cui nel 1948 realizza il record di immersione in profondità ad Argegno a meno 412 metri sul lago di Como. Di questo però vi parlo in un altro video. Questi sono i famosissimi Helio Scarniti, motori fuori bordo diesel che Vassena realizza insieme ad Arturo Carniti di Oggiono e di fatto cambia anche il settore della nautica, perché questi motori sono leggerissimi, possono essere custoditi, pensate, anche nella custodia di un violino e davvero hanno un utilizzo, un impiego e soprattutto una diffusione che negli anni 50 cambia letteralmente il mondo della nautica. Il mio invito a tutti gli amici che seguono e che vedranno questo video è di venire qui a Pianello del Laro, siamo in provincia di Como, al Museo della Barca Lariana, a visitare di persona questa splendida mostra temporanea che resterà allestita diversi mesi. Vassena, lo sport di inventare, ne vale davvero la pena e non solo per la mostra di Vassena, il Museo della Barca Lariana è una continua scoperta soprattutto per gli amanti della nautica. Vassena ha avuto un'importanza straordinaria e peccato che è poco riconosciuta. Iniziamo dalla sua infanzia, dobbiamo capire che in quel periodo Lecco era chiamata la Manchester d'Italia, quindi tutto era da inventare, un fiorire di industrie, metallurgia. Vassena vive in pieno questo periodo. Già da bambino dicono che andava a parlare con macchinisti, era molto curioso. È un uomo che vive, cresce insieme al suo periodo veramente connesso con la struttura, con la vita sociale. Difatti il primo impiego che lui ha alla ditta Faini subito propone idee, innovazioni. In un secondo luogo Vassena è molto importante soprattutto quando c'è l'autarchia. In un periodo in cui l'Italia era soggetta a embargo, quindi i carburanti, i motori venivano a mancare, lui ha avuto la straordinaria forza di riuscire a inventare il gasogeno, a produrre il primo motore fuoribordo italiano, quindi mi piace pensare che proprio quando sei in difficoltà riesci a tirare fuori il meglio di te. Ecco, questo è un po' uno dei grandi aspetti che ha contraddistinto la vita di Vassena. E poi negli ultimi anni della sua vita, negli anni 50, Vassena immaginava il futuro, quindi con la sveglia in plastica, i razzi e tante altre cose, il motore idrogeno che sembrava all'epoca una cosa ancora veramente futuristica, sapeva guardare oltre, come tutti i grandi geni spaziava, non si accontentava di focalizzarsi, andare a fondo su una cosa, una volta prodotta aveva la necessità di esplorare nuovi mondi, dai motori marini alla nautica, ai sommergibili, alla sveglia in plastica, al trince Apollo con estrema disinvoltura, con la stessa passione, la stessa curiosità che aveva Leonardo. C'è un'invenzione che sta attirando di più l'attenzione dei visitatori qui al museo? E sicuramente gli Schivas, perché come si vede nell'installazione sono molto curiosi e c'è questa gigantografia in cui si vede un uomo in giacca e cravatta che scia sull'acqua, seppure per Vassena credo, non ho mai avuto il piacere di purtroppo di parlargli, fosse quasi un gioco, ha fatto invenzioni molto importanti, però è la curiosità che più attira gli spettatori. Il Museo Barca Lariana è considerata la raccolta di barche da diporto più importante al mondo. Il museo si sviluppa su sale tematiche. C'è un ingresso in cui esponiamo le più belle barche a simbolo delle altre sale che poi i visitatori andranno ad esplorare. Quindi abbiamo la barca a vela,
che introdurrà al capitolo vele, abbiamo la barca, un runabout degli anni 30 che poi introdurrà alla sala runabout, abbiamo una sala dedicata ai grandi campioni del canottaggio lariano, una sala dedicata alle inglesine e le barche remi e le barre di contrabbando, una sala completamente dedicata ai motori fuori bordo, ne abbiamo circa 80, un exhibition riva con i più bei modelli costruiti nella casa di Sarnico, un corridoio dedicato alla Belle Époque, tutti i vapori degli inizi Novecento, poi abbiamo una sala piena di gondole veneziane, e è la cosa che più incuriosisce i nostri visitatori, che chiedono come mai le gondole sul lago di Como. In realtà in questa sala raccontiamo la storia di questa famiglia che venne da Venezia a costruire gondole sul lago di Como. Poi abbiamo due sale dedicate ai racer, una in particolare a Carniti, anche qui parliamo di Vassena, e infine un grande salone dedicato alle barche storiche del lago di Como. Siamo arrivati alla fine anche di questo video, grazie per avermi seguito fin qui. Lascia un commento, dimmi che cosa ne pensi di questa straordinaria mostra e soprattutto del genio di Pietro Vassena. Sono contentissimo perché anche oggi sono riuscito a parlare di Pietro Vassena e a farvi vedere direttamente le sue bellissime, straordinarie, evocative invenzioni. Mi raccomando, continua a seguire il canale. Noi ci vediamo alla prossima!